Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Journey to the Savage Planet. Per cominciare voglio ringraziare Alessio di Digital Bros, che si occupa delle pubbliche relazioni di 505 Games o 505 o 505 Games, insomma come si pronuncia questa diciamo azienda di distribuzione giochi. Lo ringrazio. Magari poi in futuro con questa collaborazione sarà possibile anche portare il gioco che mi ha chiesto qualcuno di voi, che era Bloodstained. Non so, speriamo. Per intanto vi porto questo gioco che sono onorato di portare, onorato che mi abbiano mandato una copia. Non ci speravo, a dire la verità, ed è un gioco che trovate solo su Epic Store. Non ha un costo elevatissimo, costa 29 ed è un gioco un po' particolare. Andiamo a vedere come funziona, il gioco comprende una modalità online cooperativa, la proveremo ovviamente in single player. È un po' particolare, dicevo, perché graficamente può ricordare No Man's Sky, almeno quello che ricorda a me è No Man's Sky, ma a differenza di No Man's Sky non ha nulla di procedurale, cioè il mondo è quello, noi siamo adesso io voglio ricominciare un'altra partita, prendiamo questa. Noi siamo i dipendenti di una corporazione di esplorazione spaziale, insomma un'azienda, la quarta, probabilmente la quarta è su 4, quindi la mette molto ironico, gioca molto di battute, gioca molto di ironia questo gioco, e dobbiamo eseguire gli ordini del nostro CEO, che è questo tizio qui nell'omino col testone, qua finto, che si presenta, ci fa vedere tutto, e dovremo esplorare con delle meccaniche che mi ricordano anche un po' gli Skylander. Non fraintendetemi, quello che intendo dire è che tante volte per accedere a una determinata zona della mappa, a parte che a volte dobbiamo tornare sui nostri passi, ma dovremmo avere delle tecnologie che andiamo a sbloccare grazie alla stampante 3D. Con la stampante 3D possiamo andare a sbloccare, grazie a queste tecnologie, l'alluminio, il carbonio, il silicio, la lega aliena, varie tecnologie. Al momento abbiamo solo la cintura. Si gioca in prima persona ed è pieno di parlato, sottotitolato ovviamente in italiano, doppiato in inglese. Questo è il tizio, mi ricorda un po' anche Elon Musk come tipo di personaggio, a parte che lui non ha i capelli, insomma. E, ci fa vedere che stiamo esplorando, insomma, però... Allora, siamo arrivati qua con questo razzo, siamo precipitati qui più che atterrati qua. Il nostro pianeta è RY26. Siamo partiti e andiamo, insomma, siamo arrivati. Ora dobbiamo scendere. Vedete, non è che la mette molto solenne la cosa, cioè siamo finiti qui, ci fa vedere questa cosa, non è che sarete i primi uomini a... No, la mette proprio sul divertente. Allora, qua abbiamo il nostro abitacolo, possiamo far partire il Javelin, ma l'intelligenza artificiale ci dice non mi piacerebbe niente più di tornare a casa, ma non abbiamo carburante, insomma, quindi vabbè, si torna qui. Vabbè, fermo il video perché non voglio poi spoilerarvi tutto. Poi si attiverà anche questo, che è il teletrasporto, che ci permette di scendere dalla nave. Allora, abbiamo diverse cose da fare. Il J ci permette di andare anche sul diario e vedere che cosa dobbiamo fare. Ci saranno missioni prioritarie, secondarie ed esperimenti scientifici da fare. Dobbiamo ispezionare il pianeta, dobbiamo cercare una fonte di carburante. Quindi, niente, andiamo. Adesso useremo lo scanner. Un po' scomodo che si usa il backspace perché non sto usando il pad, perché il pad proprio non piace in generale, ma... Allora, dobbiamo prendere delle esche che ci serviranno poi in futuro. Da qua abbiamo l'inventario pieno, quindi ce l'abbiamo già equipaggiata. Ok, questa è la mail che ci dà il benvenuto, la Kindred Technologies. Migliore al mondo, dice, ma in realtà io so già che non lo è. Nuovo report, sembra che tu ce l'abbia fatta, ottimo lavoro, contratto inizia adesso, va bene. Qual è l'immagine? Ok, prendo il cane. Grazie, sono super contenta che tu non sia pazzo. Ok, perché ho preso il cane, vabbè. Grazie per la disponibilità, esploratore numero, questa fine del rapporto, invia. Va bene, qua abbiamo i messaggi, ok, quello che abbiamo appena visto. Abbiamo il video, quel video che abbiamo appena visto, carina questa cosa. Le statistiche, le ricerche per sbloccare nuovi oggetti craftabili e qua tutte le
gli oggetti collezionabili non sono tanti, però insomma il mondo è quello, cioè andremo avanti seguendo la storia, quindi non è un open world, ci saranno zone inaccessibili all'inizio, anche in seguito, perché dovremo sbloccare nuove tecnologie. Che so, una cosa per essere distrutta serve, ha bisogno di un tipo di proiettile, ad esempio. Sito d'atterraggio, ora abbiamo ispezionare, ok, adesso ci farà usare, vabbè, in prima di tutto tasto Z, possiamo vedere l'obiettivo della missione e soprattutto col tasto Tab possiamo andare a scansionare gli oggetti un po' alla No Man's Sky. Io voglio smettere di citare questo gioco perché non ha nulla a che fare se non apparentemente solo un po' la grafica. Protocollo d'atterraggio, col tasto J possiamo andare a vedere la missione prioritaria che possiamo andare col tasto invio a tracciare. Tracciare dobbiamo andare a scansionare, se non sbaglio, l'obiettivo della missione. Dobbiamo scansionare parti della nave. Ora andiamo qua. Bisogna leggere tutto quello che ci dice. Guardate poi l'ironia di che apre ed è una leva. Ok, e va a sbloccare. Dovrebbero essere dei robottini. Ok, e ora bisogna seguire le istruzioni. Ora ti faremo una posizione approssimativa delle risorse. Infatti andremo a recuperare le prime risorse. Si può scansionare. Javelin piuttosto malconcio, ma dovrei scansionare all'esterno il livello di malconceria. Va bene, scansioniamo questo. Carrello d'atterraggio rotto. Va bene, dobbiamo scansionare tre problemi. Poi andremo ad esplorare quelle grotte lì. Cioè, dovete prendere il gioco per come viene, nel senso che non aspettatevi un open world. Come vi ho detto, c'è una storia che tra l'altro, andando avanti, sembra anche piuttosto interessante, anche a quanto poi ho visto nelle fasi ancora più avanzate nelle recensioni. Esplorando e recuperando oggetti, andando avanti. In fondo anche un Subnautica è simile, nel senso che c'è la storia. Pannelli mancanti scansionati. Eccolo lì. Creatore filocchiano, portello di casa. Lo farebbero se fossero senzienti. Molto divertente. Mostra l'obiettivo. Adesso non so dove dobbiamo andare, ma credo che bisogna andare là dentro. Quindi iniziamo ad esplorare la zona. Perché ci manca ancora una parte. Quindi cercherò di usare tutte le mie doti di. Ho fatto la scivolata un po' alla Call of Duty. Scansioniamo. Questo è. Pannello mancante, parte staccata dello Javelin, che è il razzo lì, ecco, non l'ho detto, ma mi sembra scontato. Puoi usare l'ispezione per orientarti. Sì, ma non ne ho bisogno, io mi oriento già per conto mio. Protocollo d'atterraggio, abbiamo completato la prima missione. Ora, che cosa dobbiamo fare? Cartografi, quelli che abbiamo sbloccato prima, hanno trovato una lega aliena che potremmo usare per riparare la nave. Fammela contrassegnare. Dove l'hai contrassegnata? Di là 25, ok. Ah, ci sono, ok. Sto rilevando un'anomalia superficie. Scansione per confronto. Ok, scansioniamo. Quei cristalli sembrano estremamente fragili. Potresti sfogarci un po' della tua aggressività repressa. Grazie. Sembra tu abbia bisogno di un nuovo strumento per continuare le tue avventure. Ho aggiunto un progetto alla stampante 3D. Va bene. Ora. Per stamparlo dovrei recuperare alcune risorse di base. Vediamo. Sì, vabbè. Diamo un'occhiata di qua. Ah, ok. Con la E. No, con la Q si dovrebbe lanciare tipo una. Un'esca. Io voglio scansionarli. Scansiono. Uccello palla. E poi col tasto E possiamo dargli un calcio. Che poi ha anche una vena divertentissima. Voglio scansionare anche questa perché credo che ci curi questa pianta. Falla scoppiare per una botta, ok. C'è un animale bellissimo più avanti. C'è tipo una sorta di. Non so, uno struzzo che quando ci vede urla spaventato e scappa via. E sono delle trovate geniali per giochi di questo tipo, secondo me. Questo cos'è? They're salty as hell.
Ma me li continua a generare all'infinito adesso. Comunque sti qua mi stanno droppando carbonio, quindi a me va bene. Ma niente, dobbiamo andare. Quindi di qua non si passa attraverso, quindi lo abbattiamo sempre a calci e a pugni. E niente, torniamo sulla nave, proviamo a vedere se riusciamo a craftare il nuovo oggetto che ci ha messo nella stampa 3D, così vediamo anche se le risorse che abbiamo sono sufficienti. Ovviamente resto a disposizione quando questo video sarà finito per sentire i vostri pareri, i vostri commenti e vedere se volete andare avanti a provare che cosa volete approfondire nello specifico, perché tanti canali vanno avanti, giocano così. Io intanto me la godo più tranquillamente e vi faccio vedere anche com'è a livello di tecnico, insomma. Geniale. Ma è geniale. Vabbè, dice che abbiamo una mail, ma secondo me non è vero. No, infatti, ci sta segnalando solo il video. No, infatti. Allora, stampa 3D, vediamo che cosa si può fare. Ah, ecco, pronto da creare pistola, ok, 56, io abbiamo un sacco di carbonio, la stampo. Con gli applausi e tutto, è un'arma. Va bene, fatto molto, molto semplicemente. Come... Allora, abbiamo una pistola adesso. Arma. Ma ce l'ho, no? Sì. Sì, sì, direi che ce l'abbiamo. Quindi andiamo avanti. Tastone per il teletrasporto. Dovremmo averla selezionabile con l'1 e il 2. Infatti, eccola qua. Molto bella. Eh sì, riusciamo ad andare avanti adesso. Vabbè. Non so se i colpi siano illimitati, ma sì, direi di sì, perché si ricarica un po' come la pistola di Control. Si può... Ok, salire. Dobbiamo fare il salto. Questa è una sorta ancora di tutorial per... Via! Cioè, è molto carino come... È un po' astratto, perché comunque ci sono quei frammenti volanti. E ci sono ovviamente collezionabili, ci sono parti nascoste della mappa. Tipo là probabilmente io non ce la faccio ad andare, ma almeno possiamo provarci. Però se non dovessi farcela, probabilmente esiste tipo un jetpack che mi farà infatti raggiungere quella parte lì. Quindi questo è per farvi capire a che livello siamo di gioco. Ci sono zone che magari dovremo esplorare tornando indietro, perché magari saremmo entrati in possesso di una tecnologia che all'inizio non avevamo, poi all'inizio ne possiamo, vogliamo tirare dritto, tiriamo dritto e non... Guardate un po' che bello, che spettacolo. Ecco. No, voglio scansionarlo. Albero polipodo. Ah, un pompon. Questo è una melma. Sacca di uova saltellanti. Salta su questi bambini non ancora nati. Che che spettacolo. Via. No, poi il sonoro è molto bello. Non mi dispiace. Abbraccio frigido di Shantar. Vabbè. Lì abbiamo queste cose che vengono sono state buttate giù dagli Javelin, non lo so. Ma comunque recuperiamo. Perché io in pratica posso lanciare questo affare. Ah, ok, lo lancio. Ah, dice che ho ricevuto un messaggio, dovrei andare a leggerlo, ad ascoltarlo, insomma, sulla nave. Ora, però, ci sono delle missioni che vorrei fare. Allora, documenta l'ecosistema, da ristrutturare, trova la lega aliena. Ok, no, mancano 200 metri dalla lega aliena, quindi dobbiamo andare lì. 200 metri, dobbiamo recuperarla perché dobbiamo riparare il razzo. Allora, graficamente, come vi ho detto, è carino. Cibo alieno. Sto arrivando a un composto organico nella vicinanza che può risultare utile alla nostra esplorazione. Analizzalo. Ma dove? Lì?
Teschio enorme. Lì, quello. Pianta della vitalità. No, l'abbiamo già esplorata. No, 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 non lei, lui. Come se uccidere gli adulti non fosse già abbastanza sadico. Niente, dobbiamo seguire la missione, c'è poco da fare. Scansione la melma arancione e andare a trovare la lega aliena. Allora, io adesso la melma arancione non ho idea di dove sia. Ah, eccola lì. Quella lì. Ah, quella è la sorgente degli uccelli palla. Una spa naturale. Vale. Allora, fin quando non gli ho un po' le balle, loro... No, ma non era quella comunque la melma arancione. Comunque, vabbè. Voglio andare a trovare la sulla mappa. Ah, è lì la melma arancione, ok. Voglio salire. Cioè, vedete, io adesso sto facendo anche un mezzo delitto, secondo me, a spoilerarvi tutte queste cose, infatti. Perché il bello del gioco è proprio l'esplorazione, godersi tutta questa esplorazione. Magna. Aumento di livello. Interessante. Quindi si prenderanno nuove abilità. Sto monitorando la tua risposta fisica. Sto regolando la tua salute, il tuo feedback biologico. È aumentata la salute, se non sbaglio. Guarda, vedete che si è spalmato per mangiarlo, si è spalmato sul casco. Ok, niente. Allora, andiamo avanti che dobbiamo andare a recuperare quella cosa lì. Si può andare di qua? Sì, è tutto ghiacciato qui, quindi teoricamente sì. Vasca di soffioni gelatinosi! Ah, abbiamo proprio bucato tutto. Non è scansionabile però, eh? Cioè non è che possiamo... Soffiare gelatinosi, ok. No, 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 vai via, vai via, vai via. Esattamente come normale... Ok, la voce continua a parlare perché continua a spiegarci che cos'è quello che stiamo... quello che abbiamo davanti. Quindi bisogna capire che cosa bisogna fare. Allora, si può passare di qua? Voglio capire dov'è. 204, mi sa che dobbiamo entrare lì dentro. Comunque, vorrei capire se posso... Sì. È scarico. Ok. Beh, ma magari la vasca di soffioni qua, che si è bucata, che si è distrutta, posso saltarla. Mangia. Magari mi cura. Oh, porcaccia miseria. 160. Vediamo se posso andare di qua. Ma direi che non è propriamente il caso, perché sicuramente è dall'altra parte. Poi è bellissima questa ambientazione. I biomi andranno sempre a scalare perché si sale, ci sono isole fluttuanti, quindi non è proprio un mondo convenzionale. Voglio però eliminare tutta sta gente prima, perché non mi piace. Intanto recupero anche dei materiali. Beh, intanto si sono scappato, quindi... Allora... Niente, andiamo di qua. Probabilmente sì, era il percorso obbligato questo. Carino. Voglio solo vedere una cosa, che così curiosità mia, perché non ho guardato. Ovviamente sono andato abbastanza... Ah, stiamo giocando pure in 4K. Va bene. Vabbè. Anti-aliasing. No, voglio fare le cose in grande. Voglio alzare tutto al massimo. Vediamo se funziona. Ok, vediamo graficamente se è migliore. Ma è un 4K ma un monitor full HD, quindi credo che sia una cosa inutile. Allora, cos'è quella roba? Volevo solo vedere a livello grafico, ma mi sembra comunque simile, quindi... Diciamo che a livello di video non è un capolavoro, è carino, gradevole.
Volevo incontrare lo struzzo che scappa urlando, che mi sembrava fighissimo, ma bene, dobbiamo andare di là, quindi andiamo di là. Arriviamo a questa melma aliena. Porca! Bisogna salire là, ma come cavolo fai? Ah sì, vedete quelle cose? Probabilmente quelle cose lì. Ora dobbiamo fare il percorso per salire. Una volta che avremo magari il rampino, potremo raggiungere quella zona lì. Quindi è figo, 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 molto figo. Segreto vicino. Ci stanno segnalando che qua vicino c'è un segreto. Ma è un segreto. Che cos'è un segreto? 32, bisogna salire lì. 32 metri, bisogna salire lì, ma non ce la faccio a salire lì. Allora. No, direi che no. Ora scopriremo cosa c'è dopo la morte. Sei morto e io ho fatto un clone di te. Ok, si riesce dalla camera dei cloni. Vediamo se si può fare qualcosa qui. Se abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo. Per poter... arma, abbiamo questa. E sono d'accordo. Però abbiamo danni migliorati. E colpo di sovralimentato. Ok, ci servono dei materiali per far questo. Gli oggetti non possiamo ancora farne. No, non abbiamo nulla che si può andare. Si potenzia il visore, quindi la visione esterna alla scansione. Lo zaino, quindi abbiamo potenziatori di lancio, di salto, propulsori, ok. Il cavo protonico, però sono tutte cose bloccate dalla storia, quindi non possiamo. Ah, avevamo anche un messaggio, abbiamo detto, quindi magari ce lo spariamo ora. Ah, che è quello che guardavamo. Ok, la melma. Dalle industrie fetide. Cioè, sono proprio degli spot delle americanate paurose, perché li fanno così davvero, eh. C'è sempre lo stesso aspetto, ma un gusto diverso. O se biscotti al cavallo. Miliardi. Fa proprio venire voglia di comprarlo, no? Sì, vabbè. Questo cos'è? Tweet personal. Un altro. Incoming message, ok. Ah, eccolo qui. Hello. Thing working? Sorry, buddy. Hey, yeah. Vediamo cosa ci dice. Chiedo scusa per la natura unilaterale di questo messaggio, ma sai, la comunicazione a grande distanza non lascia molte alternative. Ho sentito che sei arrivato, hai dato un'occhiata ai dati. Avremo qualche domanda da farti. Ogni pianeta che abbiamo esaminato finora non mostrava segni di vita intelligente. Ah, voglia. Il fatto è che il tuo pianeta è sbagliato. Non sbagliato, strano, insolito. Dobbiamo sapere che c'è dentro quella struttura, ok? Com'è possibile che i nostri scanner non l'abbiano rilevata? Chi l'ha costruita devi scavare più a fondo più che puoi, ok? Stiamo cercando una nuova dimora per l'umanità, dopo tutto. Questo vi dico già non è il posto giusto. Devi trasmettere i dati direttamente a me, ok? Ho già aggiornato i tuoi protocolli di trasferimento. Sarà il nostro segreto per ora. Bene ragazzi, questo è l'aggiornamento del Savage Planet. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se vi interessa un nuovo video, un gioco davvero molto simpatico, molto particolare. L'unica cosa è che ovviamente portando i video si va a un pochino a spoilerare la storia, perché la storia resta quella. Poi ovviamente siete liberi di esplorare, di godervi in relax tutta l'esplorazione, perché questo a cui punta il gioco.
Però ovviamente la storia base resta quella, quindi eventualmente eventuali colpi di scena ve li vado a spoilerare, quindi fatemi sapere se vi interessa. Spero di avervi fatto cosa gradita, di avervi portato questo gioco. Costa, se non erro, 29 euro su l'Epic Store, quindi non è neanche un prezzo alto, un prezzo onesto. Poi ovviamente non vorrei confondermi, 29-39, mi pare 29. In caso di 39 per gli appassionati potrebbe valerli anche in quel caso. Bene ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Ringrazio ancora Alessio per il codice di gioco e la 505 o 505 Games per l'opportunità. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.